Il 1° maggio è definita da sempre la festa dei lavoratori. Commemora un grave episodio accaduto a Chicago nel 1886, quando durante una manifestazione di lavoratori un anarchico fece esplodere una bomba e la polizia rispose sparando sugli operai che manifestavano, lasciando sull'asfalto morti e feriti. Si celebra anche l'eccidio di Portella della Ginestra, avvenuto il 1° maggio del 1947, quando la banda di Salvatore Giuliano sparò su di una folla di 2000 lavoratori in festa, uccidendone 11 e ferendone un gran numero, tra cui donne e bambini. Il 1° maggio dunque è una giornata della memoria e, pur essendo un momento di aggregazione e di festa, non può far dimenticare quei tragici fatti e tantomeno può far dimenticare gli incidenti e le vittime sul lavoro dei nostri tempi. Vediamo il servizio di Antonello Romano. 1 maggio 2012, un anno difficile per tutti e soprattutto nel nostro paese, per il complesso e tormentato mondo del lavoro. A soli 5 mesi dall'inizio del 2012, l'Italia fa registrare il record di disoccupati. 2.243.000 sono stati i lavoratori disoccupati censiti nei primi 3 mesi, in cui si è registrata anche la chiusura o il fallimento di oltre 3.000 aziende, in media 33 aziende al giorno, una statistica di cui fa parte anche la nostra città. Ma sul 1° maggio in festa grava anche un altro agghiacciante bilancio, quello delle morti bianche. Nel 2011 sono stati oltre 1.000 gli operai morti sul lavoro, il 30,2% in agricoltura, il 27,7% nel settore dell'edilizia, il 9,9% nell'industria, l'8,2% nel settore dell'autotrasporto. Le regioni che detengono il triste primato delle morti bianche, anche a causa della maggiore presenza di insediamenti industriali e lavorativi in genere, sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna, seguite da Sicilia, Veneto, Toscana e via via dalle altre. Nel settore dell'edilizia, ad esempio, viene controllato dalle autorità solo il 30% dei cantieri e su 100 cantieri controllati, 84 sono risultati irregolari. Durante il conflitto in Iraq, tra il 2003 e il 2007, sono stati 3.500 i militari morti. Nello stesso periodo le morti bianche sono state 5.200. Queste cifre devono fare riflettere noi cittadini e tutti coloro che hanno il dovere di garantire la sicurezza di chi lavora, perché si muore molto di più lavorando che andando in guerra.